Cari lettori di Extreme Hardware, questo è un video di presentazione del cabinet InWin GT1. Video di presentazione perché troverete comunque una parte delle informazioni direttamente nel formato di testo, nella recensione scritta. Quindi, in questo video analizzeremo la parte frontale, la parte superiore, laterale, posteriore, inferiore e la parte interna di questo modello. È un modello che risulta essere particolarmente competitivo per quanto riguarda il prezzo di acquisto, ma anche per le possibilità intrinseche per quanto riguarda l'installazione. Ad esempio, qui vedete una piattaforma con format factor ATX e potete notare anche il fatto che sarebbe teoricamente possibile installare una piattaforma EATX, anche se questa qui è una Gigabyte UD5 con socket X58. Questo modello supporta schede grafiche lunghe fino a 408 mm. Qui vedete una scheda grafica GTX 480, però ovviamente è possibile rimuovere questo cestello degli hard disk e quindi prolungare l'installazione fino al termine. Ed è presente anche un sistema che permette un facilissimo controllo della velocità delle ventole tramite due selettori di velocità, un selettore a due vie di velocità che osserveremo successivamente. Permette anche l'installazione fino a 8 ventole da 120 mm, in questo caso però è presente la versione finestrata, come vedremo successivamente. Una particolarità è il fatto che è possibile installare un ottimo numero di hard disk sia nella parte interna che nella parte superiore, in quanto è presente un modulo hot swap. Quindi un'altra piccola particolarità, se vogliamo, è la presenza di un sistema classico che permette quindi l'installazione senza l'utilizzo di viti accessori per via della presenza di quattro supporti laterali che non sono rimovibili e che quindi permettono una installazione agevole e degli hard disk. Adesso inserisco correttamente. Bene. Oltre a questo, il cabinet supporta ovviamente lo standard USB 3, in quanto è presente un ingresso USB 3, due ingressi USB 2, mic in e audio in, oltre a un pulsante di accensione e uno di reset superiore. Una particolarità è il fatto che sono presenti È presente una ventola da 120 mm inferiore e una predisposizione superiore per una da 120 e una ventola posteriore da 120 mm, solo 120 mm, con LED rossi. E nella parte posteriore possiamo notare quindi una configurazione prettamente classica, nel senso che non ci sono particolarità di rilievo, l'alimentatore posto in basso, scheda madre nella parte sinistra, quindi classica ATX, due fori per l'installazione di un sistema liquido interno, anche se non è questo il cabinet per questo tipo di sistemi. Da notare una piccola particolarità, ovvero il sistema di blocco congiunto delle periferiche, un sistema che però troviamo che sia scomodo. Nella parte frontale c'è poco da dire, nel senso che abbiamo già espresso tutto quanto. Sono presenti tre slot per periferiche da 5,25 pollici. E niente, quindi parte laterale sinistra, parte laterale destra, è presente una bombatura che permette un miglior cablaggio dei cavi. Da notare il fatto che il sistema è già assemblato e non sono serrate le due viti posteriori, ma nonostante questo non c'è nessuna deformazione laterale. Come vedremo dopo, è particolarmente affollato. Il cablaggio poteva essere migliore, ma d'altronde il prezzo è veramente ridicolo perché stiamo parlando di un cabinet di circa 69 dollari. Questo è il prezzo consigliato di acquisto. I filtri antipolvere sono removibili e è presente un foro di installazione posteriore sulla CPU. E nel complesso il cabinet qualitativamente discreto, perché ad esempio le plastiche frontali sono di buona qualità, non c'è presente nessun assorbimento delle impronte digitali, o meglio, è presente, ma la verniciatura comunque permette un assorbimento relativo.
Sono presenti dei LED frontali nella parte superiore e c'è poco altro da dire se non il fatto che la parte frontale è facilmente removibile tramite un sistema a tre sblocchi facile e veloce. Insomma, per quanto riguarda l'esterno abbiamo già detto tutto, se non che ad esempio qui possiamo notare che sono presenti due filtri antipolvere e semplicemente quattro piedini che permettono appunto il distanziamento dalla base. Nella parte superiore c'è il sistema, il pulsante di accensione, reset, i due selettori di velocità, il sistema hot swap precedentemente menzionato, anche se ovviamente non è consigliabile fare hot swap perché è importante una scheda madre che sia compatibile con queste specifiche, poi un sistema di ventilazione superiore con motivi a nido d'ape. Bene. Per quanto riguarda l'interno, scusate, ho un po' di raffreddore, non ci sono particolari elementi innovativi se non un sistema che permette un passaggio dei cavi. Vediamo se riusciamo visionarlo direttamente. Ecco. Precisamente questo sistema di passaggio dei cavi permette un ordine più elevato rispetto a varianti della concorrenza che non lo presentano. Anche se c'è da dire che il cablaggio non è un punto forte di questo cabinet. Altro piccolo particolare, qui possiamo notare per l'installazione delle periferiche da 5,25 pollici, è l'utilizzo di un sistema con due perni e un blocco orizzontale. Come si blocca una periferica? Si infila dentro, si fanno combaciare i buchi, si infila e si gira fissata, veramente immediata come procedura. Eccetto questo. Quindi la scheda grafica può essere, insomma, non ci sono limiti di lunghezza, come non ci sono limiti volendo per l'alimentatore, anche se sotto è presente una predisposizione per una ventola da 120 mm nella parte inferiore. Ovviamente non consigliamo di installarla perché sono presenti i connettori dell'alimentatore che potrebbero collidere. Niente, oltre a questo. Il cablaggio nel complesso si è rivelato essere valido, anche se posteriormente, come vedremo fra pochissimo, la situazione è molto caotica. Ah sì, c'è da dire che questo dissipatore è un Q-Gage True Spirit il True Spirit 120, che è la variante economica alternativa di Thermalright 120M. Questo dissipatore purtroppo, per via della tipologia delle coperture delle heat pipe, collide con la paratia laterale finestrata. E questo è un problema, perché quindi dissipatori che presentano questa altezza, vi invitiamo a verificarla direttamente nella parte scritta della recensione, non potranno essere facilmente installabili. Ma ovviamente non è un problema che riguarda l'altezza complessiva quanto questa particolarità del modello. Ecco, partita la paralisi. No, non è successo niente. Del modello Thermalright. Per quanto riguarda il cablaggio, cosa possiamo dire? A voi commenti. Nel complesso il sistema è discreto, ecco, vediamo, zoomiamo un attimo, quindi hard disk in fondo a sinistra, grande spazio davanti all'alimentatore, foro di installazione per la CPU, da notare che non è presente in alto a destra nessun foro per il passaggio al connettore EPS 12 V. C'è poco da dire, nel senso che il connettore, quella grande matassa di cavi con la guaina slivata, non è altro che il connettore a 20 più 4 pin. Il sistema, tutto quel numero di Molex, quel grande numero di Molex,
quello dell'evento le preinstallate nel cabinet, e in effetti poteva essere trovata, diciamo, una soluzione alternativa. Però ovviamente per ragioni di costo non possiamo chiedere altro al produttore. Lo spessore purtroppo qui è praticamente nullo perché è attaccato, ma c'è anche da considerare il fatto che questo cabinet è molto contenuto per quanto riguarda l'ingombro complessivo. Da notare il fatto che anche questa paratia, perché non si chiude, no, in realtà si chiude con facilità, ma ah, è così. No, andata. Anche questa paratia presenta una bombatura laterale che è molto utile appunto per il cablaggio vero e proprio. Bene, questo qui termina il video di presentazione dell'unità. Vi invitiamo a commentare e a farci sapere cosa ne pensate direttamente sul canale di YouTube e sul canale e sul forum, direttamente nei thread specifici. Grazie, alla prossima.